Antonio Pena dal numero 76 in terza posizione, mentre Surian sta procedendo molto lentamente e molto distaccato. Intanto Lazza sbaglia il piede sotto il cuore della Sapa, adesso dovrebbe stare dietro, giustamente sta dietro a Zanni, perché se fosse passato davanti potrebbe scappare di qualifica. Quando si entra in una curva si va fuori e si taglia in pratica la curva, la norma è che se si è seguiti da presto, da una vettura, non gli si può, tagliando la curva, saltare davanti, ma lo si deve lasciare passare anche davanti. Altrimenti sarebbe stato il percorso. Giorno davanti, 59 adesso Malta sta spingendo la manetta, ma anche per Prati. Andiamo a vedere il tornante della Tre, abbiamo notato come con due ruote motrici la pista umidificata diventi una vera e propria trappola, un'insidia non indifferente, avranno, ne giocheranno sicuramente i piloti della Malta, ma Malta sbaglia, quasi stessa coda, recupera. Dario Maia ha una curva mezza dal termine, procede con una certa circospezione, non è il caso di andare a rovinare tutto il margine discreto nei confronti di Malazza, a questo punto Berzani stessa, non c'è altro da fare che prendersela, perché sta salvando il punto, alza il braccio dopo aver passato due manche difficilissime per lui, la prima e la seconda, quindi questa vittoria è importante, è decisamente un toccassante, partiti, andiamo a vedere. Alla prima staccata è proprio D'Acoso! Abbiamo visto adesso che il numero 323 greco sta girando per una certa circospezione. Dopo un ammonimento anche semplicemente verbale da parte della direzione gara, quando nuovo del settore dell'ambiente questa mattina, in Mansue si era lasciato andare in un paio di sportellate al limite della corrente, e quindi dopo ammonimento semplicemente verbale, adesso lo vediamo un attimo più con piede morbido in attesa di prendere il ritmo giusto, anche perché la pista è ancora sull'umidito e le piccole gruppo 1 non è così facile dispiegarsi dal terreno insidioso. Si ricorda Mara Cappello con la pista abbastanza umida o bagnata, riesce a districarsi piuttosto bene. Qua si sprecano le battute, che chiaramente evitiamo di allungare a tutti. Intanto Marangoni in terza posizione, in seguimento proprio della Red Levy. D'Acoso sta cercando di andare a posizionare la fede in suo compleanno, multicolore. Marangoni è andato a Greco in ultima posizione, sta tornando abbondantemente. Pensiamo che riuscirà a portare a casa tranquillamente la gara. Intanto abbiamo detto il gruppo 1 terminata questa in pista, il gruppo 2 vorremmo già vedere qualcuno in pregrigia, gruppo 2 gara nazionale in pregrigia, le Delta, attacco ancora di Marangoni ma da lontano Maracapella resiste.
D'accordo. Un traguardo. La mano in seconda posizione, tempo di gol, stellano poi l'unico sotto un minuto, e d'accordo, c'è la 59-1. Marangoni è sempre vicinissimo. Quando arriveremo sul traguardo, i piloti inizieranno l'ultima tornata, intanto per il gruppo 2. La pagriglia ancora deserta, piloti in pista, piloti in pista. Prima che cambiamo le fasi delle manche, più tempo ci sarà per sistemare eventuali piccoli problemi della vettura prima della fase finale. Andiamo all'ultima tornata, Dark Dodgers. Vai, inizia il tuo inizio. Ad entrare in pieno.
tempo di coltellate 52-4 per Rusman, Morgan 53-4, quindi un po' più alto, un secondo in più, perde un po' di margine. Coltellate di nuovo le prese col punto dove prima la marcia non è stata, questa volta tira tutto liscia, di nuovo recuperato qualche metro su Rusman. Ricordo che al termine delle manche di qualificazione per la fase finale ci sarà un'inversione di rotta, vale a dire adesso dovremo affrontare le manche di qualificazione prima i protagonisti del campionato italiano come quattro divisioni, la 1, la 1A, la 3A e la 3. Poi gare nazionali. In finale sarà anche per mantenere l'interesse per i tempi di campionato vero più interessante, ci sarà la prima le finali della gara nazionale, poi per ultime le finali del campionato italiano che valgono i punti, quindi la divisione 1, la 1A, la 3A e la 3 saranno le ultime a chiudere la giornata con le loro finali. Intanto inizia l'ultimo giro con tutti i coltellati che deve vedersi da un ritorno di Roma piuttosto interessante. In questa tornata quindi c'è la speranza per i giudici di non andare a sbagliare la cambiata, perché Roma sarebbe assolutamente sul suo portabagagli posteriore pronto a tentare di passare in prima posizione, ma in traversata Morgani al tornante della terra, perde ancora un po' di terreno, ma a sbagliare la cambiata il diritto di misura mi sembra che ci sia fermando e ritirando Ruffa. Avevamo parlato di coltellate invece proprio per Ruffa all'ultimo giro che va a fumare con il passo con Gigi, coltellate la vittoria discretamente in suplesse. A questo punto, in quanto Ruffa purtroppo ha avuto un serio problema al motore che sta fumando vistosamente, chiude quindi in seconda posizione Maurizio Morganti e Ruffa è il terzo. Eccolo. Verde comunque, possiamo vedere al momento, quindi manca anche Diego. Numero 54, mancato dei 5 secondi, qualcuno sperava il Bettini, non è ancora apparso. Attendiamo sperantoni, attenzione al semaforo, prima fila, i due passanti prima del metallo, dietro un po' di battaglia. Andiamo a vedere se è un passato. Manca di giorno il numero 281 rispetto allo schieramento. Prima posizione per Carli, che riuscito a prendere benissimo via davanti a Gianrico Rossante, che però adesso lo infila con l'entrata all'interno, la posta turma è davanti, quindi la corda per lui Enrico Rossante, Carli, Massimo Rossante, poi è la... Quindi due avanti e Massimo in seconda posizione con Carli Cash con la vecchia Pink Panther ex Gianluca Mimmo Muri.
Thank you.
momento giusto. Nel frattempo il dottore Sora Puccista sta prendendo via, visto che c'era dei problemi per tutti e quando aveva Catania, anzi non aveva fatto il via nella seconda manche, vediamo come saranno combinati. Intanto ricordo ai piloti che dopo una pausa di una mezz'oretta scarsa, siamo in situazione di chiusura.